Super Meat Boy Forever è il sequel del famosissimo platformer del 2010 ed è tanto incasinato. Guardate il video fino alla fine per vedere la mia mente sciogliersi e raggiungere la pura follia. Amici cari, iniziamo con la bocca piena del dolcetto della nonna a giocare. Oddio, è tipo un seed? Devo decidere il seed del gioco, diciamo? Ah, cacchio, mi sa che sono finite le cose carine. Vabbè, rimettiamo Super Meat Boy, dai, allora. Andiamo. Chipper Grove. Io non so come funzioni. Mi ha subito teletrasportato qua. Vediamo com'è la scenetta iniziale. Oddio, che carini. Eccolo, Dr. Fetus, che arriva da dietro. Ha rubato la figlietta, ovviamente. Sembrava molto Nut Nut di Pingu, questo verso, ma va bene. Mi hanno detto che morirò tante volte. Per ora andiamo con lui, per ora andiamo col Meat Boy. Wait. Ah, ma va avanti da solo? Down. Ok. La musichetta mi piace molto. Ehi. Ah, doppio salto, ok. Vi giuro, non pensavo che fosse un gioco di autoscrolling. Ah, devo andare in picchiata prima, ok. Ah, perché c'è anche l'attacco in aria. A posto. Space più space, ok, per tirare i pugni alla gente, ottimo. Per ora sembra ovviamente abbastanza sempliciotto, ma sono sicuro che aumenterà la difficoltà. Solo i deboli rage quittano. E noi non siamo deboli. Nice! Che figata! Ah! Prevedo molti scleri, amici. Uno, due, pugno. Fuck, scherzavo. Se guardo solo per un secondo la chat qua, muoio, sono sicuro. E niente, Dr. Fitzus che picchia i bambini. Vediamo alla fine del primo mondo se avremo ancora la nostra sanità mentale intatta. Wow, cosa dovrei fare qua? Ah, fidarmi del cuore delle carte che le seghe non mi facciano fuori. No! Mi sa che ho cannato qua, infatti. Yes! Ma non picchiare la mia bambina con una mazza da baseball. Criminale che non sei un altro. Se non altro, ragazzi, i checkpoint sono abbastanza veloci. Cioè, sono sempre costanti e ci sono lungo tutto il livello. Altrimenti sarebbe veramente una tortura. Cos'è quella roba? Wait, what? C'è un collezionabile? Ci sono anche i collezionabili? Mi sa di sì. Ultimo livello prima del boss. Andiamo. Vai! Per un niente ho mancato il buchino. Che non è una cosa che mi succede spesso, signori della corte. Ad ogni morte ricomincio un file di Isaac. Aha. No! C'ero quasi! Fuck! Dai che ci siamo! Ciao, piccolo! Ok, dobbiamo dare un nome al bambino. Abbiamo Meat Boy, Bandage Girl e Carlo. No. Puff! Oddio, Puff dei due fantagenitori! Occhiali on off? Vuoi che per il primo boss ci togliamo gli occhiali così vediamo peggio? Il primo boss. Che è Dr. Fetus? Una motosega enorme? Oddio, no, molto peggio. Due motoseghe enormi! Povero Puff! Ok, con calma. Che devo fare? Devo tirare i pugni e i pulsanti praticamente, ok. Beh, per ora devo ricominciare ogni volta da capo. Anche qua sotto devo colpirlo. Ah, ok, si può colpire più volte però. Ah, piano. Nice. No! Dai, bella schivata questa. Ce l'abbiamo. No! Devo stare un attimo più paziente. Vai, 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 vai. Dai che manca solo un pulsante veramente stavolta. Nice. Yes. Direi niente male. Wait, what? Ok, lo scoiattolo vuole avere vendetta per la distruzione della propria natura. Che ci sta. Oddio, gli manca un braccio. Oh mio Dio, gli manca un braccio a quello scoiattolo. The Clinic? Ci sono solo quattro mondi? Con calma, che cacchio è sta roba? Ci sono le robe che pian piano lo uccidono. Interessante. Ci sono praticamente gli hazard che ti uccidono dopo un po'. Mi sa che dovrò usare per un bel po' il pugno che accelera. Per scendere devo tenere premuto sempre il tasto verso il basso, mi sa. Anche qua. Ok. Difficile, difficilissimo. Nice. Dovrebbe esserci un checkpoint ora. Ah no, proprio finito il livello. Tutto questo livello first try, state a vedere. Fuck! Il goffredo mi spinge in alto. Sì, quello l'ho capito, ma non abbastanza in alto. Goffredi, non esagerate. Ah, devo saltargli quando è vicino. Ah, ma così! Ora ho capito. Uno, due e siamo fermi, perché fa da solo. A posto.
Che cosa violenta? Poverini. No. Mamma mia. First try. No. Dai che stiamo andando bene. Oh mio Dio. La clinica è tutta insanguinata ora. Che cosa brutta. Giù. Ora giù. Mamma mia. Che intricato sto pezzo. Vai. Non avevo capito questa cosa che finché ti ripugna le cose puoi andare avanti. Comunque mi pare a me o sto migliorando. Cioè sto facendo tante parti, non dico first try ma quasi, spesso e volentieri. Ora ho capito, basta che tengo premuto verso il basso per attivare la cosa. La leva, Kronk. L'altra leva. Ok. Fuck. Bastardo di un gioco. Preso il ciuccio ora veramente. E ci siamo. The key to it all. Andiamo al boss. Mi sembra molto una cosa alla Soul Enigmista con tutte queste siringhe. Cos'è? Oh mio Dio, poverino. Oh wow, sembra Cryogonal. No, puff, ti portano via. Ci sono. Ah, ok, devo stare abbassato finché non passa. Ok, ora ho capito. Ok. Almeno questa parte non la sto imparando, la primissima. Oh, muori un po', luridone. Ah, devo anche fermarmi prima che si riunisca. Ok. Dai, 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 dai. Ancora una volta. Fuck. Ok. Bene. Ultimo. Muori. Yes. Oddio. Poverino. Ah, lo lasciano lì proprio. Ma cos'ha lo scoiattolo ora in mente? Oddio, sono le loro tombe. Che cosa triste. Oddio, no. Cosa vogliono fare? E miei cari, andiamo al terzo mondo. Ah, qua abbiamo i tapirulan. Oh, wow. È il nemico che distrugge le scatole. Che figata. Wow. Bam. Ok. Bello sto concetto delle chiavi. Mi piace un sacco. Pugno. Chiave. Pugno di nuovo. Ok. Pugno di nuovo. Vai oltre. Scendi. Bravissimo. No. Mi siamo andati dalla parte opposta. Abbiamo preso il ciuccio. E abbiamo finito anche il livello. Così. Ok. Così pigliare la chiave. E ora aprire. Perfetto. Ah, probabilmente, ragazzi, dove si vede il gioco laggare c'è un portale. Ho come questa impressione. Ah, è lì il portale, ora l'ho visto. Era abbastanza semplice entrarci. Chad? Il Chad di Isaac? Stiamo giocando a Punch-Out? È tipo King Hippo di Punch-Out. Che figata! Nice! Vai giù, vai giù, vai giù, vai giù, vai giù! Sì! Non può tornare su, è il terzo knockdown. Yes! Cheater, non sono un cheater, bastardo. Concentrato ora, Michele, torniamo a giocare come si deve. Ragazzi, ho tirato una loffia terrificante. Meno male che non siete qua e non la potete sentire. Madonna, che schifo. La minestra di fagioli che mi ha fatto ieri la nonna si fa sentire. Very nice. Non assorbirmi, puff, lurido bastardo. Con calma, Cristo, con calma. Bene, fatta ragazzi, fatta. Guarda Puff che gioca con le seghe lì, super appuntite. Andiamo, sono pronto. Ci siamo, let's go. Scherzone. Ah, qua sopra devo colpire probabilmente. Che stupido. Ma devo colpirle con questi cosi tubicini. Infatti. Very nice. No. No. Vai, corri. No. Non sarà per niente facile. No. Basta.
Ora due laser. Vai. Ottimo. Dai ragazzi. No. È girato dall'altra parte. Non potevo saperlo. Vai, vai, vai. Ok. Muori. Sì. First try. Addirittura una sedia in faccia. L'ha tirato. Brava, Puff. Dille. Non fare di timidi le farfalle, Puff. Puff, ma che mi combini? E lo scoiattolo ha trovato un alleato ora? Oddio, gli animali si alleano col cervello. Cosa sta succedendo? Facciamolo, subito. First try tutti i sei livelli. Wait, what? Wow! Ho i pugni nelle mani con quei laseroni. Uno, due. Ok. E c'è anche il veleno ora che funziona un po' come le scaglie di vetro del secondo mondo. Va bene. Devo andare subito verso il basso. Nice! No! Ok. Bella sta sezione. What? Bellissimo! Abbiamo il reverto praticamente. Fighissimo sto prisma che ci dà la possibilità di fare una cosa in più. Bellissimo! Iniziano un po' di mind games, qua. Ok. Qua cambiamo gravità addirittura. Oh, fermi un attimo. Aspetta, Ok. Ragazzi, qua c'è un portale. Lo vedete il glitch? Ok, preso. E come cacchio si chiama sto gioco? No, Metal Knight. Metal Man? Mega Man. Ok, devo andare avanti quando non mi spara. Perché salto quando non devo? Ho capito la teoria. Ora salto, giù e salto. Ora dasho. Salto, giù e salto. Ora dasho. Ok, ci sono. Salto. Era troppo lontano. Muori. Muori. Sì. Sì. Boss finale. Guarda che carino che quell'altro che gioca con l'iPad. Che cacchio è Matrix? Che il nemico si moltiplica. Quanti ce ne sono? Oh mio Dio. Boia. Come posso ucciderli? Molto complicata la sito qua, Ok, posso fare una roba del genere, però. Su. E questo giù. Se qua non sono nemmeno il boss. No, mi sono accorto. Non so che cacchio siano. Cioè, non so se devo farli fuori tutti. Non so come funziona qua. A few moments later. Ah, è comparso. What? Fermi un attimo. Sono costanti che compaiono questi? Nice. Così. Bonk. Bonk. Nah. 20 minutes later. Ok, ottimo. Bello, bellissimi colpi questi. Meno male, il bro è respawnato. No, la seconda palla mi ha fatto fuori. 1 hour later. Madonna, per niente ho evitato le spine. Avete visto quanto poco mancava prima che mi beccassero di nuovo? È difficilissimo. No! Madonna, oh, vi giuro, è la morte dei sensi. Approximately 10 hours later. Niente. Quando perdi il ritmo per un momento, sei finito. Letteralmente sei finito. L'ho colpito per sbaglio al volo. Ottimi danni, questi, fin da subito. Concentrati ora. Su, ce la possiamo fare. L'ho bonkato subito. Best case scenario. Ragazzi, è a metà vita, ufficialmente a metà vita. Raga! No! Mi sono distratto per un secondo. Fuck! 1 eternity later.
Prendiamolo al volo? Vieni qua, bastardo. Ormai ho capito come anticipare tutti i tuoi movimenti. Ottimo. Bonchiamolo giù. Sì. Raga. Questa è quella buona. Questa è quella buona. Sì. Sì. Ormai ce l'avevo nel sangue. Arrivano tutti a vendicarsi. Ciao, Puff. Ehihihi. Boia. No. Povero cervello, mi sa che è esploso. Però lo scoiattolo no, lo scoiattolo ci crede ancora. No, è esploso anche lui. Cos'è Age Restricted, il video su YouTube che esce da sta cosa? Oh mio Dio. Ma no. No, è ancora vivo? Ma ti sei spaccato la schiena in due, zio. Ok, si è preso un infarto, ma almeno ha schiacciato il pulsante. Ciao, addio, scoiattolo. Cosa succede ora? Che cacchio è sto gioco? Fuori di testa, bellissimo e stradivertente.